La funzione Query consente di utilizzare il tuo foglio Google come se fosse un vero e proprio database, interrogandolo con una sintassi molto simile a quella del SQL. Saper utilizzare questa funzione ti sarà molto utile poiché da sola può svolgere il lavoro di molte altre funzioni esistenti, nonché replicare funzionalità come quella delle tabelle pivot. Ma vediamo subito in azione come si utilizza la funzione Query. La sintassi da utilizzare prevede di inserire l'intervallo di celle da interrogare e la query da effettuare per ottenere il risultato. L'ultimo parametro, facoltativo, serve a indicare quante righe di intestazione mostrare sopra i dati, ad esempio 1, altrimenti, se omesso, sarà come impostarlo su false o meno 1. L'intestazione deve essere contenuta nel range di celle da interrogare. Ad esempio, ho questa tabella, recuperata da worldpopulationreview.com, dove è mostrata la classifica del numero di abitanti per ogni continente diviso per paese. I dati vanno dalla cella 2, comprensiva dell'intestazione, alla cella D234. Se volessi isolare i top 10 paesi per numero di popolazione, potrei effettuare una query di questo tipo, uguale query A2 (D234) select asterisco limit 10, virgola 1, che significa da queste celle selezionare tutto il range, l'asterisco sta per all, tutto, e limita il risultato alle prime 10 righe. Inoltre mostra leader della tabella. Se hai conoscenza dei comandi SQL, avrai notato che non è definita la clausola from, che sta ad indicare la tabella dalla quale estrarre i dati. Questa è una particolare differenza con la sintassi dell'effettivo SQL, poiché la tabella da interrogare, ovvero il range di dati, è definita nel primo parametro della funzione. Una curiosità è che, anziché utilizzare un range di celle con questa notazione, è possibile dare un nome all'intervallo e utilizzare quest'ultimo nella query. Questo passaggio rende sicuramente più intuibile identificare il gruppo di dati che si vuole interrogare. Puoi farlo selezionando le celle di interesse, poi dal menu Dati selezionare intervalli denominati, dare un nome, ad esempio popolazione mondiale, e cliccare su Fine. A questo punto posso utilizzare il nome che ho scelto al posto dell'intervallo, ad esempio con la query uguale query popolazione mondiale select A B D limit 10. Sto selezionando dal mio intervallo nominato solo la colonna A, B e D per le prime 10 righe. Come nel comune SQL è prevista la clausola WHERE per filtrare i dati. Ad esempio, se volessi isolare tutti i paesi europei, potrei scrivere una query di questo tipo. Uguale query popolazione mondiale select all WHERE C uguale Europe. Per ordinarli in ordine alfabetico, basta utilizzare Order By indicando la colonna con i nomi dei paesi. Con Desk ottengo l'ordinamento decrescente. Con le query posso sostituire anche le operazioni aritmetiche. Mi riferisco ad esempio a calcolare il totale della popolazione europea, dove non ho bisogno di utilizzare la funzione somma, poiché con le query posso avvalermi del group by. Select C, sum di D, where C uguale Europe, group by C. Stesso risultato della somma ottenuta con i metodi convenzionali. Allo stesso modo posso richiedere la media, average D. Le clausole ovviamente possono essere utilizzate insieme. Ad esempio con questa query ottengo la popolazione totale divisa per continente e il numero di paesi per ciascun continente in ordine decrescente di numero di popolazione. Select C, count B, sum di D, group by C, order by sum di D, desk.
Come hai visto, con la conoscenza di comandi base SQL puoi sostituire moltissime formule, quali quelle per ottenere operazioni, filtri, somme condizionali, ricerche verticali e molte altre. È possibile realizzare anche query molto più complesse, che prevedono l'utilizzo di funzioni integrate come filtri, oppure l'ottenimento di tabelle pivot e la gestione delle date, nonché tecniche avanzate per aggiungere la riga con i totali alle formule e manipolare i dati in modo davvero profondo. Se sei interessato ad approfondire l'argomento, fammelo sapere nei commenti. Modulerò i prossimi video in base a quello che più interessa a te e agli altri utenti iscritti al canale. Spero che questo video ti sia piaciuto. Aspetto un tuo feedback e ci vediamo alla prossima Formula per i fogli di Google. Ciao!